Interrogazione, prego. Sì, grazie signora Presidente. Leonardo S.p.A. è un'azienda italiana operante nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, il cui maggior azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una quota del 30%, quindi lo Stato. Leonardo, attraverso la divisione automazione, occupa una storica presenza industriale nella città di Genova. Negli ultimi tempi, però, il nuovo responsabile della divisione automazione, come detto, avrebbe affermato che la stessa non rientrerebbe più nel core business della società a partecipazione pubblica ed è stata addirittura paventata la possibilità di una joint venture con partner esterni. Il 17 gennaio 2020 si è svolto uno sciopero al quale hanno aderito tutte le RSU e le RSU compatte hanno affermato di voler manifestare contro la volontà del management di portare la business unit automazioni fuori dal perimetro di Leonardo S.p.A. Si tratta di 420 lavoratori, quindi il quesito è se si ha conoscenza di questa situazione critica e possa chiarire in virtù intanto della quota di partecipazione dello Stato in Leonardo e dell'importanza che riveste questa attività nel capoluogo Ligure, quale sarà lo sviluppo industriale della divisione automazione e il piano industriale della stessa. Grazie. Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti e la questione che riguarda l'azienda italiana Leonardo S.p.A., in particolare l'unità di business automazione, ramo di attività con sede a Genova. Come giustamente diceva l'interrogante, Leonardo, leader del settore difesa, aerospazio e sicurezza, è presente sul territorio Ligure con oltre 2.700 risorse dislocate presso i siti di Genova e La Spezia, dove insistono le divisioni del cybersecurity e elettronica. L'area di Genova risulta tra l'altro in espansione e ospiterà infatti una delle sedi di Leonardo Labs, strutture di ricerca centrali incaricate di lavorare su programmi di frontiera nel medio-lungo periodo, trasversali alle aree di business aziendali, in grado di sviluppare le tecnologie del futuro e anticipare la domanda del mercato. In particolare, la Business Unit Automazione si occupa di soluzioni integrate per la gestione, lo smistamento e la tracciatura di tutte le tipologie di oggetti postali e dei bagagli. Tale area di attività conta oggi un organico pari a 438 risorse dislocate sui vari siti. Nel sito genovese insistono attualmente 356 risorse. La Leonardo S.p.A. ha riferito che il portafoglio ordini è in costante crescita, anche grazie all'aggiudicazione di importanti commesse internazionali, e stima che nel 2020 si possano raggiungere valori superiori rispetto alla media dei principali competitor. Per quanto riguarda gli impatti delle attività della Business Unit Automazione sul territorio, l'azienda rappresenta che gli ordini diretti alla BU sono realizzati quasi esclusivamente in favore di aziende e fornitori con sede in Liguria. Rispetto al timore rappresentato dagli interroganti circa la volontà del management di Leonardo di portare l'attività di automazione fuori dai perimetri aziendali, i dati fin qui raccolti sembrerebbero dimostrare che la Business Unit Automazione rappresenta invece un pilastro della presenza dell'azienda in Liguria e di conseguenza uno degli asset del piano industriale di Leonardo 2018-2022. I futuri sviluppi della bioautomazione, al pari di ogni attività industriale, sono strettamente legati alle opportunità di business commerciali nazionali ed internazionali che si presenteranno nel corso dei prossimi anni. In conclusione, quindi, tenuto conto dello scenario rappresentato e considerato che al momento non sono state segnalate criticità dall'azienda, il Ministero dello Sviluppo Economico non mancherà di rendersi disponibile, ove fosse necessario, ad intervenire per garantire la continuità produttiva della divisione automazione nella città di Genova, attraverso interlocuzioni dirette con l'azienda, con le organizzazioni sindacali, considerata la sua strategicità nel settore del sito in parola. Ha facoltà di replicare l'onorevole Pastorino. Prego. Beh, ringrazio il signor Ministro perché ci dichiariamo soddisfatti della risposta, quindi siamo qua a tranquillizzare, io ho detto 420, lei 356, ma insomma quel numero di lavoratori che sono impiegati a Genova. È chiaro che questo è un tema sul quale vigileremo in ragione di una presenza, come dice lei, molto importante, prendiamo anche atto degli sviluppi ad ampio raggio, diciamo, anche dei numeri stessi che ieri sono stati comunicati dall'amministratore delegato Profumo, che parla di performance 2019 al di sopra delle aspettative. In ragione di tutto questo, insomma, ci permettiamo anche di ricordare le parole dello stesso Profumo che diciamo, nei giorni successivi al crollo del Ponte Morandi aveva preso un impegno molto preciso
preciso nei confronti della città e del lavoratore, ovvero l'obiettivo di supportare i dipendenti a sorvegliare aree critiche con le nostre tecnologie, e questo è stato fatto. Flessibilità e smart working per limitare i disagi sofferti dal personale, so che c'è un accordo in corso, già fatto, e poi è stato confermato l'impegno per lo sviluppo delle attività produttive di Genova. Io credo che questi impegni vadano mantenuti, lei ce lo sta confermando. È chiaro che lo sciopero dell'ultimo 17 gennaio non è venuto casualmente, ma è venuto evidentemente in ragione di warning che ci sono stati, più o meno ufficiali, che hanno messo in allarme non solo i lavoratori di Leonardo, ma tutta la città, già colpita negli ultimi tempi da disagi di vario genere. Quindi tenendo ben fermo l'impegno che oggi lei mi conferma da parte del governo, ci riteniamo soddisfatti e vigileremo ovviamente sull'evolversi della situazione. Grazie.